albero sarà sempre tuo amico. Fai qualcosa perché viva sempre. Grazie. La carta che non taglia gli alberi. Passa al biologico. Alma Verde Bio. Mastro Lindo gomma magica, magica dappertutto. Inumidiscila e via il grasso ostinato. Passala e via i segni sui pavimenti. Passala e anche in bagno, via ogni traccia di sporco. Mastro Lindo gomma magica. Repubblica presenta la grande enciclopedia della cucina italiana. 15 volumi, 9.000 pagine, 7.000 ricette e 6.000 fotografie. Il più grande repertorio oggi esistente sulla nostra cucina. Tutti vorranno averla. Il primo volume domani, in regalo con Repubblica. Il bello è che si posa in poche ore. Si utilizza subito e lo metti dappertutto. Pronto perché, Gazzotti? Il bello è che te lo godi ogni giorno, è facile da pulire e dura una vita. Pronto perché, Gazzotti? Il bello è che ha una finitura esclusiva, particolarmente resistente allo sporco e ai graffi dei piccoli animali. Gazzotti, nuovi spazi al perché. Se hai tutti i sintomi dell'influenza e anche il naso chiuso, esci con due compresse del nuovo Vicks Flu Action, la doppia azione per sentirti subito meglio. Vicks Flu Action, doppia azione contro sintomi influenzali e congestione nasale. È un medicinale, leggere foglio illustrativo, non somministrare sotto i 12 anni. Sì, si vede subito chi sceglie Patasnella. La prima, originale patatina fritta che cuoce in forno. Ancora più buona e più leggera. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate, Patasnella. Se la provi, ti innamori. Se sei un lavoratore dipendente del settore privato ed entro il 30 settembre hai raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, dal 1 gennaio puoi rimanere al lavoro e scegliere il super bonus, cioè un aumento in busta paga esente da tasse che può raggiungere oltre il 50% del tuo stipendio netto. Vuol dire che su uno stipendio di 1.000 euro netti al mese ne avrai 425 in più, o 1.290 se il tuo netto è di 2.500 euro. La procedura è semplice e veloce. Presenta il modulo al tuo datore di lavoro e all'Istituto di Previdenza. Per informazioni 803-164 oppure www.welfare.gov.it. Restare al lavoro. Scelta di convenienza. Una grande Cappuccetto Rosso. È stato difficile recitare a fianco di un compagno, Luigino, che ti sta antipatico e che ti ha anche tirato i capelli? Se è importante per te, è importante per noi. Ogni minuto che passa siamo sempre più distanti. Se non mi dimostra davvero che mi ama, ha chiuso. Mi piacerebbe fare il viaggio di nozze che non ho mai potuto avere. Dopo tanti anni il mio desiderio più grande è rivedere mio figlio. Ma come ci arrivo in America? Mi piacerebbe danzare al teatro dell'opera, gremito di gente. Mi piacerebbe che questo treno realizzasse i loro desideri. È in arrivo il treno dei desideri. I tuoi sogni diventeranno realtà. Pubblicità. Stanchezza mentale e fisica? Acutil, multivitaminico, fosforo per la mente, vitamine e minerali per il corpo. Io voglio vivere la vita al 100%. Acutil multivitaminico, aiuta la mente, aiuta il corpo.
Da oggi anche senior, dai 50 anni in su. 12:40. Buone feste dal 1240, il numero delle pagine bianche. Da Emmelunga c'è una novità. Fino al 19 febbraio, sulle cucine migliori, sconto del 50% e tasso zero. Da Emmelunga c'è una novità. Fino al 19 febbraio, sui soggiorni migliori, sconto del 50% e tasso zero. Da Emmelunga c'è una novità. Fino al 19 febbraio, sulle camere migliori, sconto del 50% e tasso zero. All'Emmelunga, amiamo ripeterci. Negli allevamenti Granarolo coccoliamo le migliori mucche italiane, le alimentiamo in modo naturale e certifichiamo il loro latte. Lo facciamo per voi. Granarolo alta qualità, fresco, sicuro e buono. È quello della Lola! Ma tu guarda! Hai già scoperto i nuovi Huggies? Vestono a meraviglia e sono 3 volte più elastici. Su, continua pure, tanto non li sformi e ti tengono asciuttissima. Dai, andiamo a prenderli subito. Nuovi Huggies Superflex, 3 volte più elastici di Pampers Baby Dry. Repubblica presenta la grande enciclopedia della cucina italiana. 15 volumi, 9.000 pagine, 7.000 ricette e 6.000 fotografie. Il più grande repertorio oggi esistente sulla nostra cucina. Tutti vorranno averla. Il primo volume domani, in regalo con Repubblica. Questo è Matteo. Questo è suo padre. Questa è sua madre. Forse Matteo ha bisogno di parlare, ma non succede niente. Oppure qualcosa può succedere. Può succedere che butti via con le droghe testa e salute. Ma deve andare proprio così. Basta poco per scoprire che vivere è stupefacente. La droga non serve. Ormai non scappa più, gli stiamo chiudendo la morsa intorno. Voglio vedere in faccia questo qua che ha fatto sparire quei fusti maledetti. Anch'io l'amo, da molto più tempo di te. E lei ama me. Tony, che vuoi? E te levi di mezzo. L'unica cosa, non bisogna restare sott'acqua, altrimenti... Muori o ti ammazza trattenendoti sotto. Per lui la storia non è ancora finita. Per me sì, invece. Ma perché questi prite torna in ballo proprio adesso? Non lo so, è quello che dobbiamo scoprire. Dobbiamo cercare anche qua, in casa nostra. Ha trovato Tony, siamo usciti insieme. Sei perdita, sorellina. Gente di mare, questa sera alle 21, Rai 1. Entra la corte! Chiediamo il massimo della pena. Ritorna dopo il successo della prima serie. Se le cose fossero andate diversamente. Me lo dimostri e io riapro il caso. 6 sentenze già scritte da ribaltare. Lei sarebbe la famosa anatomopatologa specializzata di Boston. Lei è il famoso Robin Hood del Faro. 6 nuovi casi per lo studio legale Tasca. Poteva colpirlo da quella distanza. Quindi non ha sparato per difendersi. Ma per uccidere. Sebastiano Somma, Barbara Livi, Loredana Cannata. Deve pagare per tutto il male che ci ha fatto. Sono tornata per questo. Un caso di coscienza 2. Giovedì alle 21 su Rai 1. Voglio solo la verità. Buon pomeriggio. Alle 17:15 il film commedia Un Natale indimenticabile. Alle 18:50 Amadeus con l'eredità. Alle 20 le notizie del TG1 e alle 20:30 l'approfondimento di Batti e ribatti con Riccardo Berti. Alle 20:35 Pupo giocherà con il nuovo concorrente di Affari Tuoi. Alle 21 in prima visione potrete assistere alla 5ª puntata della serie Gente di Mare con Lorenzo Crespi e Vanessa Gravina. Le indagini di Guardia Costiera e Carabinieri portano ad una importante conclusione. Dietro al furto dei fusti, all'incendio del deposito, alla morte del custode Rinaldo e al ferimento del piccolo Totò c'è Vito Scibecca, un affiliato all'Andrangheta. Arrivederci e buona visione. Pubblicità. Notte, mamma. Notte, amore. Notte, tesoro. Per le persone che ami, Ecoluna. Materassi
secondo natura. Costruisci facilmente con le tue stesse mani un autentico orologio a cucù che rallegrerà la tua casa. Camion musicale con 12 melodie e figure in movimento. Numero 1, primi pezzi e kit da lavoro a solo 1,95 euro. Del Prado. Passa al biologico. Alma Verde Bio. Il nuovo maxirotolo Scottex è sorprendentemente lungo. Ma prima il nostro amico vi mostrerà un rotolo normale. Niente male! E questo è il nuovo maxirotolo Scottex. È 1, 2, 3 volte più lungo. Oh, arriva fino alle nuvole! Per durare, durare e durare. Stirella Dual è il nuovo sistema stirante SIMAC. Ha due metalli sulla stessa piastra. Alluminio in punta ai lati, inox al centro. Doma tutte le pieghe. Con Stirella Dual SIMAC. Il giorno ti tormenta, la notte non ti fa dormire. Per combattere i sintomi dell'influenza, da oggi c'è un nuovo alleato. Anzi, due. Acti 2 giorno e notte CM. La compressa per il giorno per rimanere attivi, quella per la notte per riposare meglio. Acti 2. Attivi di giorno, riposati di notte. È un medicinale che ha controindicazioni ed effetti collaterali. Può indurre sonnolenza. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Non somministrare sotto i 12 anni. Ma tu guarda! Hai già scoperto i nuovi Huggies. Vestono a meraviglia e sono 3 volte più elastici. Su, continua pure, tanto non li sformi e ti tengono asciuttissima. Dai, andiamo a prenderli subito. Nuovi Huggies Super Flex, 3 volte più elastici di Pampers Baby Dry. E lei? Che lavoro fa? Io? Gestisco con successo una piccola azienda familiare. Con Vorwerk tutto è più facile. Vorwerk Folletto e Bimbi. Lo dimostriamo direttamente a casa tua. Impara a preparare con facilità le migliori ricette delle grandi cucine d'Oriente e colleziona un elegante servizio di porcellana per 6 persone. Arte della tavola giapponese e orientale. Numero 1 ricette, ciotola e bacchette ad un prezzo eccezionale. Del Prado. Forse ci sono altri modi di raccontare questo vento. Questi colori. Queste distanze. Io però continuo a provarci, a raccontarlo attraverso il caffè. Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Io sono convinto che i buoni siano di più. Io quindi... sono cattivo. Tu sei un cattivo. Sembra che non sia possibile dimenticarsi di sé. Rai 1 e Speciale TG1 presentano Vasco Rossi, buono o cattivo? Un programma in cui Vasco Rossi racconta la sua storia e le sue canzoni. Questa sera alle 23:15 su Rai 1. Ho straparlato. Ogni minuto che passa siamo sempre più distanti. Se non mi dimostra davvero che mi ama, ha chiuso. Mi piacerebbe fare il viaggio di nozze che non ho mai potuto avere. Dopo tanti anni il mio desiderio più grande è rivedere mio figlio. Ma come ci arrivo in America? Mi piacerebbe danzare al Teatro dell'Opera, gremito di gente. Mi piacerebbe che questo treno realizzasse i loro desideri. È in arrivo il treno dei desideri. I tuoi sogni diventeranno realtà.
Buon pomeriggio dal TG1. Un anno fa la tragedia dello tsunami, i morti furono oltre 220.000, oggi cerimonie e preghiere li ricordano in tutto il sud-est asiatico. Intanto nei luoghi spazzati via dall'onda del maremoto, tra buona volontà ed enormi problemi, si procede sulla via della ricostruzione. Le vittime dell'onda che ha ucciso e travolto intere città, ha portato lutto e devastazione in 14 paesi, dall'Asia fino a toccare le coste dell'Africa, sulle spiagge remote e opposte dell'Oceano Indiano, sono state ricordate stamane a un anno dalla catastrofe. Il ricordo dei propri defunti, 220.000 la stima delle vittime, nelle preghiere, nei canti, in tante fiaccole accese in acqua, come le anime di chi in mare ancora giace, e sono migliaia i corpi delle persone che l'oceano non ha mai restituito. Dall'Indonesia con Bandace, la zona più colpita da appena 100 km dall'epicentro, allo Sri Lanka, la Thailandia, all'India, la gente originaria dei luoghi colpiti pregava insieme agli occidentali in vacanza quel 26 dicembre di un anno fa e tornati oggi davanti a quel mare che ha loro distrutto la vita. Religioni diverse, preghiere, ciascuno nella propria lingua, nel cuore identica pena. Professare la fede cristiana in molte parti del mondo richiede l'eroismo dei martiri, lo ha affermato il Papa ricordando all'Angelus Santo Stefano, il primo martire cristiano. La storia della Chiesa è costellata di martiri. Il giorno dopo la memoria della nascita del bambino di Betlemme, Benedetto XVI ricorda che su quella mangiatoia già si allunga l'ombra della croce. Come dire, non è facile, anche oggi, in questo nostro tempo, professare la fede cristiana. In varie parti del mondo richiede l'eroismo dei martiri e anche laddove non vi è persecuzione, vivere con coerenza il Vangelo richiede un alto prezzo da pagare. Ricorda Santo Stefano, il Papa all'Angelus, il primo martire cristiano. Con lui, dice, ha inizio una lunga serie di martiri che hanno suggellato la propria fede con l'offerta della vita, eroica testimonianza di un Dio che si è fatto uomo per l'uomo. L'ultimo martire, in ordine di tempo, un sacerdote di 46 anni, ucciso la notte di Natale a Nairobi, in Kenya. Vivere con coerenza la fede, dice ancora il Papa, è dare ragione della speranza che è in noi. La legalizzazione delle droghe è inaccettabile poiché significa accettare che una persona possa subire un danno e perché può costituire un attenuante per chi è già caduto nella droga. Lo ha detto il presidente della Camera Casini partecipando oggi ad una manifestazione ad Amelia dove 300 ragazzi hanno lasciato la comunità di Don Gelmini dopo un soggiorno di 3 anni. Casini ha anche invitato l'istituzione a rispettare l'autonomia delle comunità terapeutiche. Oltre 500 clandestini sono sbarcati in Sicilia nelle ultime ore. Una delle imbarcazioni che li trasportava questa mattina si è capovolta ed è affondata a pochi metri dalla costa. Gli occupanti, arrivati nelle nostre acque dopo un viaggio estenuante con il mare Forza 4, hanno raggiunto la riva a nuoto. Oltre 200 tra loro sono stati fermati lungo la costa tra Vittoria e Gela. Quasi 300 invece sono stati soccorsi a Lampedusa. Tutto secondo le previsioni, il flusso di correnti fredde del nord ha coperto l'Italia con densi nuvoloni e portato piogge sparse su gran parte delle regioni. Le temperature scese già dalla mattinata del nord, nel nord caleranno domani al centro e da mercoledì faranno rabbrividire anche il sud e porteranno probabilmente neve per un capodanno imbiancato. E continuano i sequestri di botti per scongiurare incidenti di Capodanno, il più ingente nel Leccese con 500 kg di fuochi proibiti finiti nelle mani dei carabinieri. Purtroppo si è verificato il primo incidente con un ferito in Abruzzo, ad Elice, vicino a Pescara. La vittima è un 15enne che stava cercando di costruire un ordigno rudimentale, ha perso 3 dita di una mano. Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto l'attore comico satirico Felice Andreasi, aveva 78 anni ed era considerato anche uno scrittore e un pittore di livello. Io faccio le cose che mi divertono e che mi appassionano. Considerato uno dei maggiori esponenti del teatro comico satirico milanese, si era imposto all'attenzione del pubblico assieme a Iannacci, Toffolo, Lauzi, Cochi e Renato, partecipando alla trasmissione Il poeta e il contadino nel 1972. Un trio perfetto si formò 20 anni dopo, inaspettando Godot, assieme a Gaber, Iannacci e Rossi. Perché studia canto? Perché? Perché? Ha recitato in una 30ina di film, perché tra i più noti, La casa della vecchia signora per la regia di Battiato. E Andreasi ha scritto anche diversi libri, tra cui la raccolta di monologhi D'amore diverso si muore. Lascia un'immensa collezione di quadri perché l'attore che dipingeva ormai da 50 anni diceva che il suo vero modo di esprimersi non era il teatro, il cinema o il cabaret, ma la pittura.
L'anno scorso aveva allestito una mostra al Battistero di San Pietro di Asti, intitolata I colori della collina. Sei tanto bella, ma adesso devi bere. Bevi. Questa sera alle 23.30 a cura di Speciale TG1 e Rai 1, Vasco Rossi, Buono o Cattivo, musica, racconti di vita, brani del passato, immagini inedite dell'ultimo tour del cantante di Zocca, sono stati raccolti da Vincenzo Mollica in un'ora tu per tu con Vasco Rossi. Potremo riascoltare tra gli altri successi come Vado al Massimo e Una vita spericolata, manifesti di una generazione presentati a Sanremo nei primi anni 80, questa sera alle 23.20. Il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con il TG1 come di consueto è alle 20. Grazie per averci seguito, arrivederci. Situazione. L'Italia è interessata da una circolazione di aria umida e instabile. Tempo previsto per domani. Al nord coperto con precipitazioni sparse su tutte le regioni, a prevalente carattere nevoso ed anche in pianura, su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto. Al centro e sulla Sardegna, coperto con precipitazioni sparse, più frequenti su Lazio, Umbria e Marche. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi a quote intorno ai 600-800 metri. Al sud e sulla Sicilia, molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse a prevalente carattere temporalesco e localmente di forte intensità sulla Campania e sulle coste tirreniche di Basilicata e Calabria, specie nella seconda parte della giornata. Neve sui rilievi a quote intorno agli 800.000 metri. Temperature in diminuzione al nord, stazionari al centro-sud. Venti deboli nord-orientali al nord, da deboli a moderati sud-occidentali al centro-sud, tendenti a forti dal pomeriggio sulla Sicilia occidentale, sul versante tirrenico di Calabria e Basilicata e sulla Puglia meridionale. Mari poco mossi il medio-alto Adriatico e localmente sotto costa il Ligure e il Tirreno settentrionale. Agitati il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e lo Ionio. Mossi o molto mossi i restanti mari. Meteo 1 con la partecipazione di Rovagnati, prosciutto cotto, gran biscotto. Pubblicità. Risveglia la tua voglia di leggerezza e vitalità con Cereal Vita. I cereali italiani ricchi di natura, biologici e da oggi anche senza glutine. Cereal Vit, i buoni cereali per il tuo benessere. Sì, si vede subito chi sceglie Pata Snella. La prima, originale patatina fritta che cuoce in forno. Ancora più buona e più leggera. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate, Pata Snella. Se la provi, ti innamori. L'intestino pigro ti rende pesante? Quando serve, c'è Magnesia San Pellegrino. È un medicinale. Evitare l'uso prolungato. In caso di stipsi, consumare più acqua e fibre. Magnesia San Pellegrino, di nuovo frizzanti. L'aceto balsamico di Modena Ponti rende irresistibile qualsiasi cibo. Da quelli più inaspettati a quelli più tradizionali. Aceti balsamici di Modena Ponti. Più gusto ad ogni gusto. Da oggi c'è una nuova perla, ancora più preziosa per la tua femminilità. È Lines Perla, l'innovativa linea di protezioni per tutti i tipi di perdite femminili, specialmente quelle che richiedono un'assorbenza rapida. La sua esclusiva struttura biattiva fa sparire liquido e odori. È Lines Perla. Una perla a prova di risata che ti fa sentire sicura nella tua femminilità. Lines Perla, il segreto della tua sicurezza. Bonduel agita e gusta, la prima insalata completa di condimento. Prendi forchetta e tovagliolo, premi, agita e gusta. Con agita e gusta cresce la voglia di Bonduel. Tratto da una storia vera.
50 anni di Pallone d'Oro. Giovedì 29 il primo DVD è in regalo, in esclusiva con la Gazzetta dello Sport. Quando con raffreddore, mal di testa, sintomi influenzali, va tutto storto. DVC ti dà una mano per sentirti meglio. È un medicinale, ha controindicazioni e può avere effetti indesiderati. È controindicato sotto i 16 anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. DVC, velocemente, effervescente. Sprechi, fatica, ammollo, mai più. Da oggi basta uno spray di K1 Double Action. Veloce e facile. Una sciacquata, un pulito, più che pulito, splendente. K1, K1, il lavavoloce, l'unico e originale. La cucina italiana di Orogel presenta Verdurì Gran Passato di verdure e Verdurì Gran Passato di legumi e cereali. Facili da usare, in comode gocce, sono pronti in 6 minuti. Verdurì, bontà naturale. Orogel, più gusto al benessere. Perché la mia pelle deve dire quanti anni ho? Anche rispetto alle marche più prestigiose, Total Effects da Oil of Olatz è imbattibile nel combattere tutti i 7 segni del tempo, non solo uno. Un buon compleanno? Vedremo. Total Effects da Oil of Olatz. Ama la pelle che hai. Per 18 anni ha percorso l'Europa a cavallo, a capo di una grande armata, lasciando dietro di sé ferite profonde, ma anche seminando idee e fermenti nuovi. Come un giovane ufficiale può conquistare il potere diventando monarca assoluto e come può perderlo in modo catastrofico. Colpi di Stato, battaglie, amore, vendetta. Napoleone, seguendo la grande armata, mercoledì alle 21 su Rai 1. Entra la corte! Chiediamo il massimo della pena. Ritorna dopo il successo della prima serie. Se le cose fossero andate diversamente. Me lo dimostri e io riapro il caso. 6 sentenze già scritte da ribaltare. Lei sarebbe la famosa anatomopatologa specializzata di Boston. Lei è il famoso Robin Hood del Foro. 6 nuovi casi per lo studio legale Tasca. Poteva colpirlo da quella distanza. Quindi non ha sparato per difendersi. Ma per uccidere. Sebastiano Somma, Barbara Livi, Loredana Cannata. Deve pagare per tutto il male che ci ha fatto. Sono tornata per questo. Un caso di coscienza 2. Giovedì alle 21 su Rai 1. Voglio solo la verità.